Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Scusate questa intro così scaccia, ma sì, siamo ancora in modalità telefono perché devo ancora ricevere la nuova macchina fotografica, ma ho deciso di postarvi questo Q&A che in realtà sono altre domande che ho risposto il giorno in cui ho filmato il Q&A che avete probabilmente già visto. Se non l'avete già visto, andate a vederlo. Questo è un Q&A molto più incentrato nell'ambito del fitness, quindi due mosche si sono appena inseguite. Quindi smetto di parlare. Buona visione. Noi ci vediamo nel prossimo video. Sperando che sia con la nuova fotocamera. Domanda. Hai mai pensato di gareggiare come bikini? Allora, so che scioccherà molti, ma in realtà in passato ci avevo pensato perché quando io ho iniziato a parlare di fitness sui social, eccetera, c'è stato tutto questo movimento del mondo fitness social che è sempre stato molto legato al mondo delle gare di bikini, bodybuilding, eccetera. Quindi sembrava che non potevi parlare di fitness sui social se non eri una bikini. Quindi ci avevo anche fatto un pensierino. Poi però, parlandone anche con Jimmy, ho capito che in realtà non è una cosa a cui aspiravo fare. Non è una cosa che sento che mi possa mai appartenere. Non ho niente contro chi lo fa, anzi le stimo tantissimo le ragazze che hanno la forza di farlo. Non lo vedo come un percorso sostenibile nel tempo, lo vedo anche a tratti problematico e ho visto alcuni problemi che può portare una preparazione con gara, eccetera, alla persona, quindi non è una cosa che io sinceramente supporto e sostengo, però ognuno fa quello che vuole e sono felice se la persona che lo fa è felice. Però personalmente, dopo che ci ho ben riflettuto, ho capito che la mezza idea che mi ero fatta di voler gareggiare era più spinta dal uniformarmi a quello che stava succedendo intorno a me piuttosto che una mia volontà. Quindi siccome poi io quando mi accorgo che sto potenzialmente seguendo la massa, la prendo proprio come sfida personale quello di andare contro la massa, sì. Mi piace essere la pecora nera del gruppo, quindi non ho mai fatto gare di bikini e mai le farò. Cosa pensi del bulk e del cut? Per chi non lo sapesse, il bulk e cut sono delle fasi del bodybuilder, diciamo, il quale nella fase di bulk mangia di più con l'obiettivo di mettere su massa. E la fase di cut è una fase in cui mangia di meno con l'obiettivo di andare a tagliare il grasso accumulato nella fase di massa per svelare i muscoli. Detta proprio così, eh. Allora, sono delle tecniche, sono delle fasi che fanno i bodybuilder. Io personalmente non rientro in nessuna di queste categorie. Io sono soltanto una ragazza che ha la passione per il fitness, lo sport in generale, che vuole sentirsi bene nel proprio corpo, vuole mangiare senza pensare, ma seguendo il proprio stomaco. Quindi diciamo che questi due però ci vanno totalmente contro quello che io cerco di professare, perché sono molto incentrate sull'aspetto fisico, e sono molto incentrate sul controllo da parte della testa su quello che si va a mangiare, perché sei tu che decidi quando iniziare, quando finire le fasi e non è il tuo corpo. Sono fasi in cui devi mangiare sopra il tuo fabbisogno e quindi sopra la richiesta del tuo fisico, e l'altra fase è mangiare meno di quello che il tuo corpo vorrebbe, quindi assolutamente non intuitivo, cosa che io invece cerco di fare. Quindi sono proprio totalmente due mondi diversi da il mio approccio all'alimentazione. Io mangio se ho fame mangio, se non ho fame non mangio. Cerco di mangiare il più sano possibile, cerco però anche di andare incontro ai miei desideri e alle mie voglie. Se voglio la torta, voglio la torta, non voglio il dolcetto fit che mi fa pensare di mangiare la torta, voglio la torta quella, cioè. Certo, non ogni giorno,
Ho imparato a soddisfare le mie voglie creando delle versioni più sane, al fine di non volere ogni giorno qualcosa di meno sano, genuino, naturale. Però ogni tanto, vabbè, ha avuto senso quello che ho detto? Non lo so. Come fai ad allenarti alla mattina senza essere stanca per il resto della giornata? Allora, secondo me è molto mentale e dipende da come siamo fatti. C'è stato un periodo nella mia vita in cui io, causa studi e università, potevo allenarmi soltanto alle 6 di pomeriggio. Per me era impensabile allenarmi la mattina. E mi ricordo dire, no, è impossibile, io non potrei mai allenarmi la mattina. Poi i miei orari universitari sono cambiati e molte volte mi sono ritrovata a dovermi allenare la mattina. Le prime volte è stato difficile, ma noi siamo umani e penso che questo periodo ce l'ha dimostrato veramente tanto, siamo molto adattabili. Ci adattiamo alle nuove situazioni e io mi sono adattata e mi sono abituata ad allenarmi al mattino, tanto che adesso lo apprezzo tantissimo perché mi dà voglia per tutto il resto della giornata. Prima mi alleno, prima comincio a macinare e avere voglia di fare. Quindi per me adesso è impensabile, proprio il contrario, pensare di allenarmi al pomeriggio. C'è da dire che vado a spegnimento, quindi sono d'accordo. Allenarsi la mattina stanca, tanto che io sono super attiva la mattina, ma poi man mano che vado avanti con la giornata mi stanco e arrivo a cena / dopo cena distrutta, tanto che io ogni sera mi addormento sul divano. Non c'è verso guardare un film insieme a me sul divano, perché io ai titoli di inizio, neanche appare il titolo sullo schermo, io mi sono già bella che addormentata. Però d'altro lato potrei sì risparmiare le energie, quindi non allenarmi il mattino ma allenarmi la sera, solo che se io mi alleno la sera mi arriva quella scarica di adrenalina che non mi permette di dormire. Quindi nel tempo ho capito queste cose, questi aspetti di me, e data la mia possibilità di riuscire ad allenarmi al mattino, lo faccio. Quanto durano di solito i tuoi allenamenti? Allora, i miei allenamenti sono strutturati su circa 45 minuti, un'ora, però passo solitamente molto più tempo ad allenarmi / in palestra, perché faccio video e lì si perde davvero tanto tempo, e molto spesso a fine allenamento mi metto a fare verticali, stretching, prove di spaccate eccetera, e ci dedico tempo, quindi a volte impiego anche un'ora e mezza, due, però dipende, cioè se ho tempo rimango e faccio esercizi perché mi piace, se non ho tempo devo andare via, 45 minuti, un'ora, allenamento fatto. Allenamento, alimentazione, ciclo mestruale, consigli su come conciliare le tre cose? Allora, io ragazze purtroppo su questo non vi so essere d'aiuto, perché io quando ho il ciclo non ho dolori e non ho voglie. Quindi per me sinceramente non cambia assolutamente nulla dal giorno in cui ho il ciclo e il giorno in cui non ce l'ho. A me viene soltanto un po' di nausea la sera prima che mi viene il ciclo e poi basta. È solo la noia di avere il flusso, ma sinceramente non ho nessuna controindicazione, non so come dire, che mi porta a compromettere la mia attività sportiva. Quindi mi dispiace, su questo non vi sarò mai utile. Quando tornerà tutto normale, riprenderai ad andare in palestra o continuerai i tuoi workout a casa? Allora, purtroppo non so quando riapriranno le palestre, probabilmente saranno veramente gli ultimi esercizi commerciali d'aprile, sì, ad aprile, probabilmente saranno fra gli ultimi esercizi commerciali ad aprire, quindi continuerò ad allenarmi a casa nei limiti del possibile. Ritornerò in palestra perché mi piace l'ambiente della palestra, mi piace vestirmi, prendere e andare in palestra perché mi dà proprio la motivazione. Stimo immensamente chi è in grado di allenarsi a casa per tutto l'anno e non va in palestra. Io personalmente non ce la potrei fare, l'ho fatto in questi 2 mesi ma perché siamo stati obbligati, però se deve essere una mia scelta io voglio tornare in palestra. Voglio tornare in palestra anche perché a casa, a meno che non ti crei la tua mini palestra, penso che manchino degli attrezzi / modi di eseguire degli esercizi.
perché solo con sliders, bande elastiche, qualche manubrio e kettlebell, secondo me non si riesce a strutturare un allenamento completo. Ora sto facendo con quello che ho, mi manca una barra per trazioni, ad esempio, mi manca peso, perché per la costruzione di un fisico tonico i pesi sono importantissimi. Ad esempio, io strutturo la mia parte di allenamento gambe con, vabbè, una fase di riscaldamento, poi c'è una fase centrale di carichi pesanti, faccio squat con il bilanciere cercando di arrivare al mio massimale. Prima della quarantena ero ritornata a squattare 60 kg, ora vedremo, probabilmente no, anche perché ho fatto 2 mesi con un manubrio da 12 kg, poi faccio stacco e faccio l'hip thrust, sempre bilanciere, dischi, quindi caricando ben peso. Questo perché sono gli esercizi fondamentali e negli esercizi fondamentali io punto a lavorare sulla forza, quindi necessito di carichi importanti. Poi la seconda parte del mio allenamento gambe è più un circuito a corpo libero, dove aumento il numero di ripetizioni ma tiro giù il peso, quindi lo faccio a corpo libero con bande, elastici, sliders, quelli che avete visto nei miei video qui. E lo stesso per l'upper body, faccio un mix tra sollevamento pesi importanti e esercizi a corpo libero che vanno più ad affaticare la muscolatura. Quindi per me l'allenamento in palestra è abbastanza imprescindibile ed importante. Si fa con quello che si ha, siamo e siamo stati in una posizione in cui allenarci in palestra non ci è consentito, non è possibile, e quindi piuttosto di piangerci addosso, abbiamo fatto qualcosa. Però, se posso decidere di tornare ad allenarmi in sala, lo farò molto volentieri, soprattutto anche per la parte motivazionale.